Sono rimasto perplesso da quello che è stato il percorso che ha portato all'ultima delibera del Consiglio Comunale riguardo alla costituzione dell'azienda speciale. Senza entrare nel merito della questione, e quindi sulle perplessità che ci sono state anche riguardo l'interpretazione delle norme vigenti sulla legittimità o meno di costituire un'azienda speciale in questo caso, è proprio nel percorso che si è scelto di seguire, che io ho riscontrato degli elementi di palese irregolarità. Qua non è una questione di interpretazioni. Prima di tutto la delibera è arrivata alle commissioni consiliari bilancio e cultura senza essere convocata alla commissione affari istituzionali, che secondo me è competente riguardo all'esame dei documenti come statuto e regolamento del Consiglio Comunale, almeno stando a quello che è il nostro regolamento. Ma quello che in realtà mi ha lasciato più perplesso è il fatto di non aver potuto approfondire in quella sede tutte le questioni che avrei desiderato approfondire insieme alla Giunta. Il lavoro delle commissioni consiliari è un lavoro dialogico, ovvero dove i consiglieri comunali possono porre delle questioni e la giunta, supportata dai tecnici, dà le risposte. Questo lavoro non può essere fatto in consiglio comunale, dove il numero di interventi è limitato, mentre può essere fatto nelle commissioni consiliari. Questo è tutelato dall'articolo 125 del regolamento del Consiglio Comunale attualmente vigente, che prevede che un commissario può intervenire ogni qualvolta lo desidera su un argomento per non più di 5 minuti. Questo proprio per permettere il dialogo ed evitare degli interventi fine se stessi solo per appesantire i tempi. E questo non mi è stato permesso. Dopo il mio secondo intervento non mi è stata data la parola per un terzo intervento, nonostante io avessi detto che avevo esaurito il 5% delle questioni di mio interesse a conclusione del secondo intervento. E io ho invitato anche il Presidente a riconvocare la Commissione o a sospenderla e comunque a non chiuderla lì, proprio perché avevo il desiderio di continuare ad approfondire. Per tutta risposta è stato chiesto il voto da parte delle commissioni congiunte per esprimere un parere riguardo alla delibera. E qua andiamo al secondo profilo di irregolarità, perché nella convocazione della commissione non era stato indicato la richiesta del parere. Questo vuol dire che un commissario, quando riceve la convocazione, se non è prevista una votazione, può anche decidere di non partecipare a quella commissione. E questo è appunto avvenuto perché, ad esempio, il Presidente stesso della Commissione Bilancio, Follino, e un altro commissario, Buzzilanghi, che era membro di entrambe le commissioni convocate, non hanno partecipato e non sono stati sostituiti. Quindi le commissioni non erano integre in quel momento e non potevano decidere di porre comunque in votazione qualcosa, che nella convocazione non era esplicitato. Quindi uno è stato espresso un parere che secondo me non ha efficacia in quanto non era previsto nella convocazione della Commissione e questo va a pregiudicare poi quello che è il procedimento che ha portato il Consiglio Comunale ad adottare l'atto finale di delibera della costituzione dell'azienda e dello scioglimento di Aspal. E due, il fatto di non aver potuto approfondire in Commissione l'argomento, perché era l'una e mezza e quindi i colleghi avevano voglia di andare a mangiare, io credo che sia molto lesivo di quelle che sono le prerogative di un consigliere comunale. Io non avevo intenzione di fare polemica quando ho presentato gli emendamenti in consiglio comunale riguardo alle virgole e punti virgola, semplicemente volevo rendere evidente come un lavoro che solitamente si fa nelle commissioni, quello di correzione delle bozze di statuti e regolamenti, non è stato possibile farlo e questo ha obbligato a portarlo in consiglio comunale. E ciò che mi lascia perplesso è che, nonostante abbiamo iniziato da poco questa consiliatura, non sono gli unici episodi di non rispetto delle regole. Anche sulla questione di AMAC vorrei sottolineare come la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione è stata fatta
senza osservare a quelli che sono gli indirizzi che si è dato il Consiglio Comunale, tra l'altro senza rispettare quello che era stato un emendamento del Partito Democratico, ovvero di mandare i curriculum dei candidati per un parere preventivo alla Commissione, alla conferenza dei capigruppo. Questo non è avvenuto. So che il sindaco Rita Rossa si è scusata con la conferenza dei capigruppo per non aver seguito questo iter, che comunque sono indirizzi che si è dato il Consiglio Comunale, ma ciò che è più grave è che si sono dimenticati che all'interno dei consigli di amministrazione deve esserci una rappresentanza delle minoranze. Lo statuto del Consiglio Comunale, all'articolo 45,6, prevedeva espressamente che un terzo arrotondato per difetti, quindi nel caso di AMAG un membro su cinque, doveva essere indicazione della minoranza. Da questo punto di vista, questo consiglio di amministrazione non è legittimo.